Un caro saluto a tutti i lettori di Genova e della Liguria. Io sono Luigi Carlando, giornalista della Gazzetta dello Sport e autore di libri per ragazzi. E voglio leggervi un brano del mio romanzo, forse più famoso, per questo mi chiamo Giovanni, dedicato al magistrato Giovanni Falcone. Un papà spiega al figlio che cos'è la mafia e racconta l'avventura professionale e umana di Giovanni Falcone, anche perché si è reso conto che nella classe del figlio c'è qualcosa che non va. C'è un episodio probabilmente di bullismo, c'è il silenzio della paura che lo copre, e allora, insomma, partendo da Falcone, partendo dalla mafia, questo papà crede di riuscire poi ad arrivare anche alla soluzione di questo problema. Papà si mise a sedere. Avevo la netta impressione che la storia fosse arrivata a un punto molto importante. Te lo spiego con un esempio. Prendiamo la tua classe, quanti siete? 27. Bene, la tua classe è una piccola città di 27 abitanti, guidati dalla maestra che detta le regole, dice cosa bisogna fare, dà buoni voti a chi fa bene i compiti, punisce chi arriva in ritardo o non si comporta bene. Tutte le classi hanno una maestra che dipende dal preside, giusto? È lui che ha la responsabilità di tutta la scuola, deve mantenere l'ordine e curarsi che le lezioni si svolgano in modo corretto. Quindi, riassumendo, presidi e maestre hanno il compito di far rispettare le leggi. Chiaro? Chiaro. Mettiamo caso che un giorno uno studente, chiamiamolo Tonio, si presenta da te e ti ordina: dammi i soldi che in tasca. Non è giusto, quei soldi sono tuoi, è la tua mancia, tra l'altro ti serve per comprare le figurine dei calciatori. Allora tu vai dalla maestra per farti difendere, la maestra ne dice quattro a Tonio, Tonio ci riprova, tu torni dalla maestra, la maestra porta Tonio dal preside che lo sospende per una settimana dalla scuola. È stata applicata la legge e tu sei stato difeso giustamente, chiaro? Cominciavo a capire il senso di quella strana giornata al mare. Chiaro, risposi. Mettiamo invece che tu non vada dalla maestra, ma spaventato dal coltellino di Tonio, gli dia i tuoi 5 euro e a tutti i tuoi compagni di classe fanno lo stesso. Tutti tranne uno che chiamiamo Simone. Lui non ha paura, non paga, ma un giorno Tonio, che è più grande e più forte, gli lega le stringhe delle scarpe, lo spinge giù dalle scale e Simone si rompe un braccio. Tonio dovrebbe essere punito, ma la maestra non può farlo perché non ha visto la scena e chi l'ha vista sta zitto per paura. Così Tonio può continuare a mettersi in tasca i soldi non suoi. Il risultato è che nella classe ora esistono due leggi, quella giusta della maestra e del preside, l'unica che dovrebbe valere, e quella di Tonio, illegale, la legge del più forte. Avrei già sentito la parola mafia. Sì, papà. È una parola molto antica, pensa. Apparve per la prima volta in un vocabolario del 1868, con due significati, miseria e prepotente. L'autore del vocabolario spiega che la mafia è la miseria di chi crede che vale solo la legge del prepotente. E aggiunge: quell'uomo si crede tanto importante grazie alla sua forza, invece è una bestia, perché solo tra le bestie la ragione sta dalla parte del più forte. Si sente un uomo rispettato, un uomo d'onore, e invece è come un animale. 1868. Più di un secolo fa. Sai che cosa succederebbe se Tonio per un secolo intero continuasse a intascare le mance dei tuoi compagni di classe? Non finirei mai un album di figurine, pensai, ma risposi: non so, te lo dico io, continuò papà. Tra 100 anni dare quei soldi a Tonio non ti sembrerebbe più un'ingiustizia, ma una cosa normale, pensaci. Abituato a farlo ogni giorno, ti sembrerebbe una cosa giusta, come dare i soldi al bidello in cambio della pizzetta all'intervallo. Non ricorderai più che la richiesta di Tonio era nata come una prepotenza e non ti verrà più in mente di andare dalla maestra per farti difendere. A forza di accettare l'ingiustizia, non vedrai più l'ingiustizia. Non vedrai più due leggi diverse in classe, quella della maestra giusta e quella di Tonio ingiusta. No, ne vedrai una sola, quella della maestra, del preside e di Tonio. E ubbidirai allo stesso modo, anzi, siccome Tonio usa il coltellino e la maestra no, ubbidirai alla legge di Tonio anche a costo di andare contro la legge della maestra. È quello che è successo nella nostra Sicilia. Ciao a tutti.